La ritrattazione del mondo del lavoro è uno dei temi più delicati e il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è lo snodo più importante nell'ambito dell'economia nazionale e dal quale dipendono anche i problemi delle altre categorie. La Federmeccanica ha già presentato un elaborato di riforma che verrà confrontato con la proposta della FIOM e da febbraio inizieranno anche le assemblee di fabbrica nelle quali, oltre al rinnovo del contratto, si discuterà del nuovo statuto dei lavoratori. Per Michela Spera, segretaria nazionale della FIOM CGIL, presente questa mattina a Napoli per discutere del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici, si tratta di una proposta che si può discutere, con alcuni aspetti positivi ed altri del tutto negativi, come spiega ai nostri microfoni. Domani abbiamo un incontro, il quarto incontro di trattativa, ed è un confronto molto, molto difficile, molto, molto complicato. Complicato per la situazione che abbiamo di crisi che continua, complicato perché Federmeccanica si è presentata al tavolo con un proprio documento, una propria proposta di rinnovo che prevede un nuovo sistema di relazioni e di sistema contrattuale in cui a partire dal salario non c'è riconoscimento degli aumenti a tutti i lavoratori, ma gli aumenti nell'ipotesi di Federmeccanica sarebbero riconosciuti solo ai lavoratori che sono i minimi salariali, che non hanno nessun livello di contrattazione aziendale e nessun livello di super minimo individuale aggiuntivo. Presente all'incontro anche il segretario generale della FIOM. La contrattazione è fatta di due parti, un aspetto nazionale che è il contratto nazionale e poi la contrattazione di secondo livello. Nel Mezzogiorno la contrattazione di secondo livello non esiste, esiste solo il contratto nazionale e quindi per noi è di importanza vitale avere il contratto nazionale e avere un contratto nazionale che risponda ai requisiti necessari di unità anche dal punto di vista territoriale.